Eccoci qua in diretta. Aspettate un secondo che metto anche Instagram, perché sennò siamo un pochino. diciamo sconnessi da tutto quanto il mondo della zuppa di porro. Beh, il tema fondamentale della giornata oggi è quello che ieri abbiamo pubblicato sul sito di Nicolaporro.it con Michael Sferadi. cioè l'attacco al generale Soleimani. Anzi, qua apro una parentesi e chiudo la parentesi. Ieri abbiamo pubblicato, e me ne scuso, un video che poi abbiamo rettificato in corso di giornata, che è il video vero dell'attacco attraverso un drone americano Generale, considerato il dell'uomo più potente dell'Iran, il numero due dell'Iran, anche se il suo ruolo era prettamente militare, che è stato ucciso dagli americani. Non soltanto lui, ma altre cinque persone sarebbero morte nel raid che è stato fatto quando lui è atterrato, arrivando dalla Siria a Baghdad, in Iraq, per coordinare, sostengono gli americani, delle operazioni peraltro terroristiche nei loro confronti. Allora, qui vorrei semplificare la vicenda, perché so che la politica estera interessa poco, ma si sbaglia, perché nella politica estera si vede la vera politica di un governo, e cioè il ruolo degli italiani da una parte e il ruolo dei giornali italiani dall'altra. Sono due questioni che sono direttamente legate riguardo al blitz o raid americano in Iraq contro il potente generale iraniano. Allora, diciamo intanto quali sono gli scenari. Russia e Siria hanno condannato il raid americano e hanno detto basta con le ritorsioni, invece i nostri funzionari coraggiosi della UE, dell'Unione Europea, con l'Italia piuttosto silenziosa. Diciamo, questo è lo scenario internazionale. Singolarmente, d'accordo con Russia e Siria, che vengono considerati i peggiori, bisognava batterli, Putin è un dittatore, Assad è un disastro, beh, d'accordo con loro praticamente tutti i giornali italiani, non esplicitamente, ma d'accordo nel condannare la America, praticamente tutti. E in che termini possono condannare l'America e i giornali italiani per questo raid? In due termini. Il primo dicendo adesso inizia la guerra mondiale per questa cosa improvvisata che ha fatto Trump, l'imbecille. La seconda cosa che dicono, ma lo dice benissimo anche Gaggi oggi, ha ucciso un uomo che persino Bush, pensate un po' voi, Obama non aveva mai messo in considerazione di uccidere, questo Soleimani. Insomma, il guerrafondaio. E come evidenzia anche il quotidiano nazionale, questo è il terzo elemento di commento di questa vicenda, perché lo ha fatto? Perché ci sono le elezioni. E il quotidiano nazionale, bontà sua, ci scrive, così come Clinton si inventò la guerra in Serbia perché doveva evitare lo scandalo Levinsky, così Obama si inventò la Libia per le sue elezioni. Insomma, tutti i presidenti americani fanno una guerretta perché devono essere rieletti, un po' come dicevano la Thatcher con le Malvine. Quindi questo è il concetto. Il Daily Mail, il giornale inglese popolare, dice in maniera un po' più pragmatica come fanno gli inglesi, attenzione perché adesso sono cazzi dei militari inglesi che stanno là, perché è un gran problema per la tenuta di quell'area. Poi dopo, apri di cielo! Toc toc! Leggiamo Maurizio Molinari. Aspettate, Repubblica, ora il mondo ha paura! Insomma, Trump è veramente uno stronzo. Bene, il volume è acceso, ragazzi, voi mi continuate a dire il volume. Se vedete che tutti sentono e voi non sentite, temo che il problema sia purtroppo il vostro e non quello mio. E come, no? La pagliuzza, come quella cosa là. E sentono tutti, tranne alcuni. Mi scuso con voi, ma purtroppo non dipende da me che c'ho il microfono e il 90% di voi sente. Allora, qual è il problema? Che poi alla fine. Qual è il problema? Io leggo Maurizio Molinari. Maurizio Molinari è stato per anni negli Stati Uniti, è un corrispondente degli esteri, è uno che oggi fa il direttore della stampa ed è a differenza del 90% dei giornali italiani, non il giornale dove io faccio vice direttore, diciamo non un uomo ostile a Israele e non un uomo preconcetto nei confronti di tutti. Non è un amante di Trump, Molinari, sia chiaro, anzi, però scrive un pezzo che io vi leggo in grande parte oggi sulla stampa, così prendete tutti i giornali italiani e li buttate nel cesso, prendete i vostri amici al bar e gli spiegate che dicono solo cazzate, tutta questa roba è un altro tic contro Trump e ve ne leggo chi più o chi meno lo ha
svelato Molinari che non è un trumpista, ridimensionare il potere militare dell'Iran in Medio Oriente. Questa è l'operazione che ha fatto Trump, ridimensionare il potere militare in Iran in Medio Oriente. L'Iran, con tutti gli sciiti, vogliono fare la cosiddetta mezzaluna sciita, che prende Iran, Iraq, Siria e Libano, contro gli alleati storici dell'Occidente, che possono più o meno piacere, ma sono i sunniti. E questa è l'impostazione già generale che dice Molinari. Ma dice un'altra cosa Molinari, sin dall'arrivo, chiaro? Il signor Trump, non è una cosa oggi elettorale, sin dall'arrivo il signor Trump ha dimostrato di voler ridurre il ruolo strategico dell'Iran costruito in 8 anni di Obama. Avete capito? Cioè, in 8 anni di Obama, gli sciiti iraniani hanno cercato di occupare il Medio Oriente, ma non è che l'hanno occupato a cazzo, ma per fare la mezzaluna sciita. E voi direte, ancora non basta per capire il raid americano. E ce lo spiega ancora Molinari. Perché ce lo spiega? Perché purtroppo il 31 dicembre è stata ridicolizzata l'ambasciata americana, dove sono entrati milizie sciite, chiaramente comandate da Soleimani, per dare una botta alla credibilità del peso americano in Medio Oriente. Allora, scrive ancora Molinari, hai ragione, chissà che dice Nerula, anzi lo so bene, scrive ancora Molinari, se Trump non avesse reagito, lo dice Molinari, se Trump non avesse reagito, sarebbe stato come Carter nel 1979 in Teheran, la figura di merda colossale da cui sì nasce una guerra, o come Obama nel 2011 quando fu ucciso il console a Bengasi. Due dei peggiori presidenti americani in termini di politica estera, aggiungo io. Bene, abbiamo tanto preso per il culo Trump che basta leggere oggi Molinari ed essere depurati dall'antitrumpismo per capire che ha ragione Trump e non Di Battista, che oggi dice sui giornali che Trump si deve vergognare, e tutte altre banalità che troverete anche sull'Avvenire. L'Avvenire, atteggiamento incomprensibile e indifendibile. Basta che l'Avvenire, invece di fare tanto il filo palestinese, il filo fondamentalista islamico, si leggesse Molinari e pensasse che lì esiste un paese che si chiama Israele e che conosce quella zona molto meglio dell'Avvenire. Giuliano Ferrara, oggi, pur Giuliano Ferrara, odiando Trump e odiando quel giro insopportabile per lui, dice altroni, perché a lui piacciono, a Ferrara piacciono le sardine, non piace Trump, però dice l'impostore, così dando guazza a quell'idea che la maggioranza degli americani abbia avuto un impostore, è la solita idea dei comunisti, poi convertiti al liberalismo come Ferrara, per cui quando vincono gli altri sono sempre impastori, questo retropensiero non glielo togli neanche a Ferrara. Beh, gli impostori, l'impostore una volta fa la cosa giusta, perché un po' di onestà intellettuale, anzi, è rimasta all'ex direttore del Foglio. Sallusti la prende da un altro punto di vista, e la prende dal punto di vista dei cazzari italiani, con Di Maio e Di Battista che fanno la politica estera italiana. Voi vi rendete conto? È una roba da pazzi. Da pazzi. Vabbè, insomma, io direi che questa è la chiave di lettura di questo raid americano, che avrà certamente delle conseguenze, ma le avrebbe avute ugualmente l'idea che Soleimani potesse realizzare il progetto che Molinari ha ben spiegato, la mezzaluna sciita. Noi zitti e muti, così come zitti e muti stiamo facendo tutto quello che sta accadendo, stiamo subendo tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente. Sulla difesa di Salvini io non ho parole. Salvini fa riguardo alla nave Gregoretti, io ve la vorrei ricordare, poi la nave Gregoretti è stata bloccata 5 giorni, non 6 mesi, nel porto di Augusta, e per questo blocco di 5 giorni in un paese normale stringono la mano al ministro degli interni e dicono: bravo ministro degli interni, stai gestendo l'immigrazione, noi lo mettiamo sotto processo. E ci sono gli alleati di ieri di questo ministro che lo vogliono mettere sotto processo, e c'è il presidente del consiglio di ieri che gli permetteva di avere 20 giorni una nave a largo, che oggi lo vuole mettere sotto processo. Ragazzi, siamo impazziti. Cioè, quando vedete questi cialtroni, non è difendere Salvini, è difendere il buon senso. Come cazzo si può pensare di mandare a processo Salvini
su una questione che riguarda 5 giorni e per mandarla a processo sono esattamente quelli che facevano la stessa cosa nel passato. E voi direte, oggi è tutto cambiato? No, perché durante le elezioni recenti regionali in Umbria, una nave è stata tenuta al largo per 20 giorni, perché non è zitta zitta, in modo democristiano, in maniera come si facevano un tempo le cose, e lì ovviamente non c'è neanche un magistrato, AUG, che se ne occupi. Quindi questo è il più clamoroso, straordinario caso di cui abbiamo testimonianza oggi di come la magistratura voglia fare esattamente la sua politica. Siete contenti voi di una magistratura che vuol fare una cosa di questo tipo? Non sarei contento manco se mettessero in galera, che te posso dire, Di Battista, o mettessero in galera Di Maio. Non sono loro a decidere la politica italiana, alcuni magistrati, gli italiani, fino a prova contraria, che fino a prova contraria questi qua, compreso Di Maio, l'hanno votato. Questo in un paese normale. Ma comunque, questa roba qua non gliela vai a spiegare a questi qui. Casini nel Movimento 5 Stelle di tutti i tipi, ma oggi la battuta del secolo è che Paragone tenta Di Battista, facciamo un partito sovranista. Ecco, se fossero un partito sovranista e Di Battista è appena partito per l'Iran dicendo che l'attacco americano è vigliacco, mentre gli attacchi di Soleimani non sono mai vigliacchi, non ho mai sentito un Di Battista che mi dica che sono vigliacchi le autobombe, i 600 morti in Iraq fatti da Soleimani e dagli sciiti e dai comando sciiti. Vabbè, ma questi qua, quelli degli americani mirati verso questo qui, sono vigliacchi. Detto questo, e il Foglio ha una sua interpretazione suggestiva. Il mio amico Cerasa dice: Paragone è un algoritmo trasversale del rancore complottista. E la tesi non detta, anzi più o meno detta in maniera un po' non diretta, è che adesso che esce Paragone al Movimento 5 Stelle, finalmente si rende conto il Movimento 5 Stelle che non si può governare con i complotti. Direi che il Foglio spesso, come tutti noi ogni tanto facciamo, confonde i desideri con la realtà. Quelli rimangono ancora i complottisti, rimangono ancora quelli contro l'americano cattivo, con le scie chimiche, con le sirene, con le trivelle che fanno male, con Ilva che deve essere chiusa, con le concessioni che bisogna togliere. È soltanto che si sono tolti un rompiballe che in quel momento gli dava fastidio. Punto e basta. Ma al Foglio non vede l'ora di poter appoggiare questo governo. Nel frattempo, fermi tutti, perché Mario Gnola su Repubblica, ma non solo lui, ci raccontano che un tribunale inglese ha deciso che, su un ricorso di un dipendente, che il veganesimo è una religione. Io ne sono abbastanza convinto, nel senso che hanno gli stessi crismi della religione, cioè se tu sei contro i loro dogmi, loro ti fanno un mazzo così. Una religione, diciamo, intollerante, ecco, comandano solo loro. Ciao Paolo, ciao i tanti Paolo che proprio ora si sono collegati, ciao Michele. Allora, la cosa fondamentale è che questo dipendente ha ricorso perché aveva un atteggiamento etico vegano nel suo posto di lavoro, ricorre perché lo hanno licenziato. Il giudice inglese, common law, dice ha ragione, non doveva essere licenziato perché bisogna rispettare e non violare i diritti dei vegani. Vaffanculo! Sono stato chiaro? Avete rotto le scatole. Spero che non si trovi un magistrato in Italia che faccia la stessa cosa. Detto questo, loro hanno gli affari loro, la common law. Noi, grazie a Dio, abbiamo ancora la legge nei codici, anzi forse era meglio avere un po' di common law da noi, però insomma l'avete capito cosa la penso su questa enorme, gigantesca, nuova follia del politicamente corretto sulle tavole. Ultima cosa, dice bene oggi Bekis, perché io la trovo una lettura in 5 righe straordinariamente chiara di quello che sta avvenendo nel prossimo anno. Zingaretti, che fino a prova contraria dovrebbe essere il segretario del Partito Democratico, si è arreso a Di Maio. Zingaretti si è arreso a Di Maio, dite voi, ma che state dicendo? Beh, poi è andato a vedere, dice, mette elenca sulla prima pagina del Tempo Bekis, ok al taglio dei parlparlamentari, per cui il PD aveva votato 3 volte contro, manette agli evasori, per cui il PD è contrario nei limiti ovviamente di quello che vogliono fare questi, addio alla prescrizione, per cui il PD vuole fare una cosa diversa, aveva fatto una riforma Orlando che è stata presa e buttata nel cestito e votata da questi cazzoni di leghisti e grillini, perché questa roba qua l'ha votato anche la Bongiorno e il partito leghista, che oggi fanno i piagnucolosi, questa orrenda norma contro la prescrizione che anche voi da oggi non avete più. Se venite assolti in primo grado non c'è prescrizione, fate un processo, dopo 5 anni venite assolti e non è finita là, non c'è più prescrizione, quindi potete avere l'ergastolo processuale a vita.
Quarta cosa per cui Zingaretti avrebbe detto si sarebbe arreso a Di Maio, secondo Beghis, sarebbe le concessioni autostradali, in cui faranno un mazzo così, vogliono la testa dei Benetton. Guardate, a me i Benetton stanno simpatici zero, e la loro manutenzione delle autostrade secondo me è pessima, ma l'idea di un paese che invece di far pagare fino all'ultimo euro questa famiglia che si è approfittata della concessione, l'ha gestita di merda e nessuno gliel'ha controllata, ma che si voglia avere lo scalpo, beh, quella roba lì è ancora peggio di quello che ci troviamo oggi. La faccia e la testa mozzata dei Benetton e la testa mozzata di un paese che pensa di risolvere con la ghigliottina i suoi problemi. Non si risolvono così, si risolvono prendendo a calci nel sedere chi prende le concessioni e obbligandoli a fare le manutenzioni e gli investimenti previsti da norme e da regolamenti in cui qualcuno dovrebbe vigilare e non prendere mazzette. Ma questo è un altro discorso che oggi non siamo riusciti ad affrontare. Vi do appuntamento a tutti quanti voi, come sempre con la zuppa di domani, col sito nicolaporro.it e con tutte le notizie che troverete proprio sulla mia pagina della rete. Ciao!